Sicuramente la capacità dell'imprenditore è quello, prima di tutto, di circondarsi di persone valide, capire chi può aiutarlo, perché il primo elemento che vincola la crescita oggi è proprio il team che ci aiuta a costruire queste imprese. Sicuramente guardare al passato aiuta, perché comunque gli errori che si sono stati commessi possono essere evitati. Dall'altra parte, tenere un occhio avanti. Questo è un mix, un bilanciamento molto complesso, ma credo che all'interno di questo bilanciamento ci sia il successo di un imprenditore. Un elemento che fa parte della nostra cultura aziendale sicuramente è quella di mantenere un legame forte con l'operatività di tutti i giorni. Quindi fare l'imprenditore vuole anche dire sporcarsi le mani, quindi dedicare del tempo, delle ore a fare quei lavori, diciamo, che magari con l'ingrandimento dell'azienda si perdono. Perché questo? Perché ti fa capire quali possono essere le problematiche dei collaboratori e dei clienti e ti permette di prendere delle scelte sempre efficaci. Il distanziarsi troppo dall'operatività o diversificare nell'impresa sicuramente toglie attenzione a quello che è la specializzazione, che crediamo oggi sia l'elemento vincente.